Grazie a voi. Io davvero vi ringrazio per l'invito. Vabbè, io, come diceva Fabio, sono un'appassionatissima, fra l'altro, di discussioni interdisciplinari, quindi mi trovo solo parzialmente, o meglio, mi sarei trovata solo parzialmente pesce fuor d'acqua prima dell'intervento del professor Giunta, che ha gettato una luce tutta diversa sulla discussione. Però diciamo che ho scelto un po' di fare un carotaggio, di selezionare alcuni profili ai quali rivolgere la mia attenzione. E in particolare quindi pensavo di proporre una piccola riflessione su quegli strumenti che sono forse quelli maggiormente attesi in qualche modo all'uscita dalla crisi che stiamo vivendo, abbiamo vissuto, ammesso che di uscita effettivamente si possa parlare, che sono appunto lo sviluppo dei vaccini e l'individuazione di possibili strategie terapeutiche, perché questi due ambiti in realtà sono stati ampiamente discussi e hanno caratterizzato un po' la storia politico-sanitaria, in particolare del nostro ordinamento, già da prima dell'avvento della pandemia. Allora, la premessa è che evidentemente risulta un po' da tutto quello che ci siamo detti fino adesso, il rapporto fra società e, lasciamelo dire Fabio, scienza, io mi riferisco a quella medica, è un rapporto che è di per sé problematico, che ha un'anatomia particolarmente complessa, perché un po' come diceva la professoressa Bracciale, sconta una asimmetria di posizioni e di linguaggi che fatica a trovare una forma stabile. E questa fatica nel corso degli anni si è manifestata in più occasioni, perché sono stati frequentissimi casi di rivoluzioni scientifiche che hanno fatto fatica ad essere accolti a livello sociale come reali, e viceversa ci sono stati molti episodi di presunte innovazioni che forse con troppa facilità o troppo rapidamente sono state vestite di scientificità. E all'interno di questo rapporto di per sé complesso si inserisce il potere pubblico, si inserisce il diritto, si inserisce la decisione pubblica, e deve svolgere la propria funzione ordinatrice e tentare in qualche modo di dare una forma il più possibile armonica a questa relazione. E questo viene fatto, per esempio, dando legittimità a taluni trattamenti o a talune terapie a discapito di altre e selezionando, diciamo, quelle che possiamo definire le pretese di salute che sono meritevoli di trovare soddisfazione attraverso i servizi sanitari nazionali, a pena di esclusione invece di altre. Quindi questo è un po' il ruolo del diritto in questo ambito. E in realtà è proprio con questo tentativo del diritto di rendere armonica la relazione fra scienza e società che interferisce il discorso populista, la logica populista. Faccio un po' fatica a definirla con un termine perché è un fenomeno, ce lo siamo già detti, di per sé sfuggente. E ancor più perché in questo ambito in realtà interagiscono due forme completamente, non sono completamente diverse, ma due forme diverse di populismo che possiamo andare a identificare. Un populismo scientifico e quello che più classicamente intendiamo in termini politici, appunto, come populismo. Sono due fenomeni, appunto, distinti e al di là delle complessità di ciascuno, forse l'elemento che posso utilizzare per provare ad andare avanti nel ragionamento è quello comune della sfiducia nei confronti delle elite degli esperti. Questi fenomeni in realtà sono distinti, ma appunto anche secondo alcuni studi che sono stati fatti, in realtà finiscono con l'interagire reciprocamente. E quindi diciamo, esistono dati a supporto del fatto che una cultura subscientifica, come quella alla quale faceva riferimento prima Pasquale Nichino, che attinge a informazioni che possono essere parziali, imprecise o addirittura inesatte, finisca per agevolare l'affermarsi di logiche anche politiche incline al populismo. E viceversa, la presa di posizioni, antiscientifiche o comunque poco trasparenti a livello istituzionale non fa altro che favorire il diffondersi di convincimenti in questo senso. Quindi, questo è un po' il contesto. Cercando di prendere proprio come esempi paradigmatici quelli a cui facevo riferimento, quindi le vaccinazioni obbligatorie da un lato e dall'altro la possibilità di accedere a terapie non validate, quindi terapie che non hanno ancora
una validità scientifica comprovata o pienamente comprovata, secondo me si possono formulare delle riflessioni che sono particolarmente interessanti per la crisi che stiamo vivendo e soprattutto per gli approcci che si potranno adottare per tentare di superare questo momento. In questi due ambiti si è chiaramente manifestata una relazione disfunzionale fra società e scienza medica. E fra l'altro questa relazione disfunzionale si è manifestata in realtà, come dicevo, già prima della pandemia. Quindi sì, momenti di incertezza, ma momenti di incertezza molto meno significativa rispetto a quella che stiamo vivendo. In entrambi questi casi il diritto è intervenuto con delle scelte che, se non proprio tragiche, possono, mi pare, essere sicuramente definite come scelte difficili. Sono scelte diverse rispetto a quelle alle quali faceva riferimento Fabio prima, relative all'allocazione delle risorse, ma che riguardano invece in qualche misura i metodi distributivi degli oneri. Per esempio, per quanto riguarda il caso delle vaccinazioni, l'intervento del 2017 che ha seguito il diffuso calo nelle coperture volto al rafforzamento dell'obbligo vaccinale, quindi il passaggio da 4 a 10 vaccinazioni obbligatorie, che è intervenuto a scapito invece di un tentativo favorevole alla promozione di strategie favorevoli alla raccomandazione delle profilassi vaccinali, che peraltro ha portato a risultati positivi in altri ordinamenti, quindi è evidente che la componente giuridica gioca un ruolo che poi va inserito in un contesto sociale, culturale, scientifico molto più ampio e che ne condiziona poi l'efficacia. E dall'altra parte, nel caso delle terapie non validate, in particolare in riferimento alla vicenda Stamina, il diritto a un certo punto è intervenuto decidendo di escludere alcuni dall'accesso a queste, neanche se chiamarle terapie a questo punto, visto come si è conclusa la vicenda, a questi interventi, dopo però che altre persone erano state in qualche modo autorizzate ad accesso a queste. E dico che si tratta di scelte particolarmente difficili, perché se ci riflettiamo un momento sono scelte che vanno in qualche misura in controtendenza rispetto a quella che è stata la storia dei rapporti tra diritto e medicina che si è svolta e si è costruita nel corso degli anni. Perché in realtà questa storia negli ultimi anni ha ruotato intorno all'esigenza e al tentativo di promuovere un ideale forte del principio di autodeterminazione nell'ambito della salute. Basta pensare qui alle scelte riproduttive o pure in un processo decisamente più tortuoso e non ancora concluso l'ambito del fine vita. Le scelte che sono state effettuate invece negli ambiti ai quali faccio riferimento, almeno secondo una certa lettura, sembrano porsi in contrasto con questo ideale di autonomia, perché vanno a contrarre quello che è il margine individuale di scelta. E questo è un po' il punto centrale, perché è proprio su questo argomento che in questi ambiti il populismo, i populismi scientifico-politico, prendiamoli un po' come preferiamo, si sono, in quanto promotori evidentemente di un clima di sfiducia nei confronti della scienza ufficiale, hanno fatto leva. L'antivaccinismo è un argomento classico della retorica populista, anche se forse di recente è stato declinato in termini un po' più sfumati, quelli dello scetticismo nei confronti delle vaccinazioni obbligatorie, e è un atteggiamento che evidentemente si nutre e alimenta i timori e che è funzionale a delegittimare l'autorità, in questo caso sanitaria. Analogamente, il richiamo a un diritto a provare, come è stato definito negli Stati Uniti, il right to try, o a un diritto alla speranza, che è quello che è più familiare al nostro linguaggio, e quindi l'accesso a trattamenti senza dover attendere i tempi della costruzione del sapere scientifico, sono stati in realtà frequentemente celebrati come strumenti utili a opporsi all'establishment scientifico e alla lunghezza e alla tortuosità delle sue procedure. Allora, all'interno di questo discorso in realtà si potrebbero fare un miliardo di riflessioni, però ci sono due aspetti sui quali secondo me può essere interessante, proprio in un'ottica futura, provare a porre l'accento, che riguardano da un lato il principio di autodeterminazione e dall'altro invece il pluralismo.
Allora, con riferimento al primo, quindi il vessillo dell'autodeterminazione individuale, questo dovrebbe da un lato consentire di imporre o far valere una propria interpretazione della salute, sottraendosi a trattamenti imposti a livello nazionale per le più svariate ragioni. Dall'altro lato, quindi fronte delle terapie non validate, la possibilità di richiedere e ottenere trattamenti la cui base scientifica non possa ancora dirsi consolidata, in ragione evidentemente della drammaticità della situazione nella quale la persona si trova. Il rischio però, che insomma, mi pare che si sia reso evidente da quello che è successo nel corso degli anni, è che in realtà questo principio di autodeterminazione al quale si fa riferimento esca completamente snaturato da questa lettura e che addirittura forse si finisca per negare quello che si sta cercando di affermare. Cioè il rischio è che si proponga una interpretazione, qui vengo un po' alle bugie o alla mancanza di onestà alla quale faceva riferimento Fabio in apertura, un'interpretazione di autonomia individuale che mi pare si possa definire insostenibile per una parte e inefficace per l'altra. Provo a farvi due rapidissimi esempi perché vi parlo di un'autonomia insostenibile. Qui uso l'esempio delle vaccinazioni perché è più chiaro. Forse si dovrebbe fare una piccolissima parentesi perché parlare di autodeterminazione in riferimento alle vaccinazioni forse non è sempre corretto, anche perché gran parte del dibattito ha riguardato le vaccinazioni di minori di età, quindi parlare di autodeterminazione forse è un po' una contraddizione in termini, perché il punto di riferimento dovrebbe essere quello della responsabilità genitoriale, non dell'autodeterminazione, però diciamo che uso questo concetto perché, visto che probabilmente il dibattito si riaprirà in riferimento alla possibilità di vaccinare obbligatoriamente soggetti adulti, personale sanitario o altre categorie a rischio, forse possono essere utili delle riflessioni rapide in questo senso. Allora, la scelta, cioè dobbiamo riconoscere il fatto che nel nostro ordinamento la scelta individuale di sottrarsi alle vaccinazioni obbligatorie è stata, almeno in una certa misura, considerata tollerabile, fino al raggiungimento di una certa soglia. Nel momento in cui le coperture vaccinali sono scese sotto questa certa soglia, si è dovuti intervenire per evitare che si producesse un danno alla salute, inteso stavolta non come diritto individuale, ma come interesse alla collettività. E qui secondo me è particolarmente interessante l'impostazione che dà insomma, una decisione del Tribunale Amministrativo del Friuli Venezia Giulia del 2017, con la quale è stato respinto un ricorso che era stato presentato contro la delibera comunale che aveva richiesto i certificati vaccinali per poter iscrivere i bambini all'asilo nido, e il tribunale qui argomenta dicendo che i rischi del fatto di sottoporsi a un vaccino sono superiori ai rischi che invece si corrono nel non vaccinarsi, solo in tanto in quanto la maggioranza dei soggetti scelga di sottoporsi a vaccinazioni. Quindi in qualche misura il giudice dice posso tutelare questo diritto individuale solo se la maggior parte dei consociati decide di non avvalersi o di non far valere lo stesso diritto. E chiaramente è una costruzione che non sta in piedi. Quindi agevolando questo tipo di logiche si promuove una concezione di autonomia che sostanzialmente dimentica il contesto di relazione all'interno del quale ci si inserisce. L'autonomia, quindi, oltre a essere insostenibile, è inefficace. Qui il riferimento più semplice e più rapido non viene dalla normativa italiana, ma viene da quella statunitense, dove nel 2018, come noto, dopo tutta una serie di mobilitazioni, è stata approvata una legge federale tutta dedicata a questo right to try, e quindi una legge che riconosce sostanzialmente il diritto ad accedere a trattamenti non validati, fuori dalle sperimentazioni cliniche, a spese del paziente, senza alcuna responsabilità in capo al medico e senza obblighi per le case farmaceutiche di fornire la sostanza oggetto di trattamento. E quindi un diritto costruito in questi termini mi pare evidente che sia una bandiera e che però corrisponda in realtà a una scatola sostanzialmente vuota che non fornisce alcun tipo di tutela poi alla persona. E quindi rischia che lo strumento giuridico in questo caso veicoli una lettura dell'autonomia individuale che è distorta, illusoria, fallace, che finisce semplicemente per recare nocumento al tentativo invece di dare una forma
sostenibile, come dicevo prima, armonica alle relazioni fra scienza e società. L'ultimissima cosa, proprio in un minuto scarso, è una così piccola riflessione di nuovo relativa al pluralismo, perché in questo ambito, secondo me, bisogna di nuovo tenere a bada l'inganno, perché la propensione classica delle correnti populiste alla compressione del pluralismo pare essere contraddetta, perché qui in realtà la tendenza è alla moltiplicazione degli intendimenti della salute individuale e di tutte le impostazioni morali sottese. Quindi ciascuno può far valere la propria idea e il proprio intendimento di salute. Quindi, mentre in altri ambiti il populismo sembra contraddice e nega il pluralismo, qui sembra invece in qualche misura promuoverlo. E però di nuovo mi pare che siamo di fronte a un'altra illusione, perché quello che si va promuovendo in realtà non è, direi, una forma di pluralismo, ma una pluralità intesa in termini descrittivi non sostenibile. Cioè la forma negativa di pluralità che viene promossa in qualche modo dal discorso populista produce frammentazione e rischia di minare le fondamenta all'unità sociale, che non va evidentemente intesa come uniformità, perché lungi da noi questo, e che però consente appunto di promuovere e includere il cambiamento e la differenza, però quantomeno deve rispondere in qualche modo a una comunanza di principi e di senso all'esterno del quale non esiste più nulla di tutto quello di cui ci troviamo a parlare normalmente. E tutto questo evidentemente guardando alla scienza non implica la necessità di riconoscere validità a un dogma scientifico immutabile che non ammette contestazioni e che dal punto di vista politico deve essere sic et simpliciter recepito. Ma di riconoscere invece, cioè l'esercizio che il diritto deve fare forse è quello di riconoscere la natura che è intrinsecamente democratica del processo di costruzione della scienza, anche se, e credo che questo non ce lo possiamo negare, come diceva il professor Giunta, questa non è una considerazione giuridica, ma ha dato scarsa prova di sé, e però di riuscire in qualche modo a rispettarne i tempi e i modi, altrimenti ci sono tutte queste distorsioni, queste illusioni e queste bugie che sostanzialmente non portano a nulla di buono. Ecco, questo più o meno era quello che volevo proporvi come riflessione. Grazie.